E benvenuti o bentornati a un nuovo video di Soncina Bionda e oggi vi porto Leggende, che è il mazzo che in realtà l'archetipo che ha performato meglio al Pro Tour Standard. L'hanno portato il team dei cinesi soprattutto ed è un mazzo incredibilmente solido e incredibilmente anche secondo me inaspettato. Però effettivamente c'ha dei pezzi dentro molto forti che tendenzialmente le persone non si ricordano, come Rona, mazzo leggende perché sono tutte carte leggendarie. Credo che abbia anche un sacco di sinergie. Abbiamo Plaza of Heroes, che è sicuramente molto utile per dare mano di qualsiasi colore. Abbiamo anche le cittadelle, le caverne. E niente, è un midrange, è un mazzo midrange con delle sinergie molto forti. Abbiamo Titan, abbiamo Rona che fa pesco scarto tendenzialmente. Ogni volta che facciamo una magia leggendaria, lei si stappa. Lei si stappa. Abbiamo Andare alla Gola che è un'altra rimozione insieme a Cutdown, che sono le due rimozioni più efficienti del formato. Abbiamo 4 per di Inti, anche perché è forte l'effetto di scartare. Poi vi spiegherò perché. Vial Smasher, questo 3-2, questo 2 che spara un danno ogni volta che entra un altro mercenario, cos'è? Farabutto? Outlaws, fuorilegge, scusatemi. The Goose Mother, incredibile carta bellissima che ha visto gioco in sto mazzo qua e sono molto contento. Quando è un 2-2 con X e costo 2 specifico, uno verde e uno blu. E quando entra sul campo di battaglia entra con X segnali più uno rispetto a quanto abbiamo pagato e facciamo dei token food pari alla metà, ma arrotondati per eccesso. Ogni volta che attacca possiamo sacrificare un food e pescare una carta. Quindi questa è una carta che in hand diventa una bella carta importante, che poi pure a una certa fa pure pescare. Titania, 3-4 costo 3, quindi di base buono, rich, quindi blocca un bel po' di pezzi, tra cui lo Slickshot. Ogni volta che una terra viene messa nel nostro cimitero guadagniamo 2 vite. All'inizio del nostro mantenimento, se controlliamo 4 più terre, lo possiamo girare. E quando è girato è un disastro, è una creatura gigante con cautela, raggiungere, travolgere, rapidità, con forza di costituzione pari alle terre che controlliamo. E quando entra sul campo di battaglia così, possiamo far ritornare tutte le carte terra dal cimitero sul campo di battaglia tappato. Inoltre, tappando 4, mettiamo 4 segnali più uno su una terra che controlliamo, e diventa una creatura con rapidità. Bella lì. Bella lì, Honest Roastsane. Questo è una mini Eternal Witness perché 3-2 costo 3. Che quando entra sul campo di battaglia possiamo far ritornare una creatura dal nostro cimitero alla nostra mano. E soprattutto poi le creature della nostra mano costano uno in meno. Abbiamo Slowcurk 3-3 costo 3. Visto che facevo tante cose con le terre, tra lo scarto, pesco, scarto, carta fondamentale. Quando è in campo, ogni volta che una terra viene messa al cimitero da qualsiasi posto, prende +1/+1, un segnalino +1/+1, possiamo rimuovere 3 segnali +1/+1 e farlo ritornare in mano. E inoltre, quando lascio il campo di battaglia, noi possiamo far ritornare 3 carte terra dal nostro cimitero alla nostra mano. È una bella carta triccosa su cui io personalmente ne ho prese tante tante copie perché io ci spero sempre che sia una carta veramente bella. Relic of Legends, questa è una carta passata un po' in sordina da un mana, ma se tappiamo una creatura leggendaria, anch'essa darà un mana di qualsiasi colore. Che questo è molto forte perché la gente perde questo secondo cosa. Immagina che sia un sasso, e quindi si perde il fatto che dà mana. Quindi questa è importante. Airtie che fa da counter, rimozione, poi fa pescare l'avversario. Quindi il mazzo, come potete vedere, è estremamente solido. Anche un piano B un po' più controlloso, un po' più midrangeoso. Abbiamo pure le liane di side. Mazzo è bello, andiamo a giocare. Prima di iniziare il gameplay, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale che solo metà di voi è iscritto al mio canale. Manatras.com, poi c'è sconto Cina Bionda Manatras per il 5% di sconto su tutto lo store. E andiamo a giocare a spaccare la ladder. Ma non mi sembra forte. Zia Tora Go. Dove entra? Facciamo droppa 2, mi sembra la giocata più forte. Quanto un altro outlaw entra in campo, spara un danno. Ti dirò. Io qua. Prima attacchiamo. Perché qua ramperei.
Lui ha le terre così, mi sa che è domain. Domain, non so. Poi invece no, è band control. Banto control. Tra l'altro Field of Ruin è fortissimo contro questo mazzo qua, perché non gioca tante. Entro, facciamo due food. Entro fa un food, no, in realtà, scusate. Ok, Jace fa quella roba lì. Boh, qua in realtà finché fai più, non me ne frega niente. Vi dirò, qua faccio pure questo attacchino così, giusto giusto per fargli fare qualcosa. Così facciamo airtie. Allora noi peschiamo. Slogurk molto meglio. Probabilmente voglio fare sempre il tie per spaccargli pezzo. E terra tappata into verde, mi sa. Allora, sulle terre ve lo dico già, forse sbaglierò tanto perché è la prima volta che lo sto giocando, sto mazzo qui. Interessante. Cominciamo a mettergli roba sopra. Ah, via. Tengo open di counter. Wanderina sbatti. Esiliare pezzo, va bene. Due danni a lui. Terra di turno sicuramente sì. Direi proprio che mi riprendo pezzo. Un danno all'oppo. Un fortissimo cut down contro control. Adesso lo tiriamo via. Non so bene come funziona sta combo infinita. Ma credo funzioni con Slogur, sono sicuro. Abbiamo counter in mano che è forte, anche perché adesso abbiamo tutti i nostri creature in mano e questo uno in meno. Plaza of Heroes forte. Attacchiamo. Ci sto. Un Slogurk. Passo. No, anche perché se c'è solo removal, in realtà io c'ho anche Plaza of Heroes. Ma immaginavo che non avessi tante base. Perché mi sembrava che ne avessi solo una. Vabbè, mettiamo un coso sopra Slogurk. Ishanona. Ishanona. Da qua, secondo me, mi prendo una bella varatta sui denti. Però riprendermi tre terre dal cimitero non è male. Anche se ne ho solo una.
attenzione. Allora ti giro tutto, sì. Com'è se ti giro tutto qua? Altra Wanderer. Qui va a 5. Oh, questo da 5. Ah, ne avevo uno in più. Ops. Cambiavo. Ne avevo uno in più, facevo un altro. Ah no, food erano sempre quelli. Lockdownino forte qua, eh. Mi ha tolto veramente tante robe. Io faccio Slogur. Exproof fino a fine turno indistruttibile. Ah, sbagliato. Mi sono tappato male? No, avevo un blu solo. Mi ho tappato male. Devo fare... sì, con la terra devo fare blu, perché era l'unico colore che avevo, ne avevo solo uno. Questo è stato veramente un errorino di poca esperienza, però vabbè, portato a casa. Mamma mia, ma questo mazzo è fortissimo, ma gioco questo a Napoli, oh. Mazzo quanto è forte, quanto è forte. Abbiamo Rona, abbiamo l'Onesto, abbiamo Titania. Mono red con una rona a bloccare, gliela dobbiamo fare. Siamo bravi, perché una terra stoppata tipo Plaza of Heroes, robe lì. Urkuka così forte, ti dirò. No, quella lì, Cavern of Souls, attenzione. Qua che se gioca? Elementale. Faccio Titania. Sì, no, faccio Titania giusto. Perché posso fare un pesco scarto. Lui c'ha prudenza ed è sbatti. Però Titania me la deve rimuovere, perché mi fa fare troppe vite. Se attacca questo non faccio niente. Ah, che miseria, questo sbatti. Però deve attaccare solo con quello. Beh, pesco scarto. Bagno 2, cazzi miei, va bene. Questo ottimo, mi scarto un Takenuma. Mi scarto uno di questi, perché tanto... E quel blu lo devo giocare, lo devo usare per forza, questo è il problema. Ah no. Se me la tappo così, posso fare questo.
ci sta parona e riprendo pure il pezzo dal cimitero. Passiamo. Abbiamo fatto i trick. I trick. Un po' di trick abbiamo fatto. Allora, qua Slickshot va bene. S12.000 drop, non avevo dubbi. Ok. Me spara sto danno. Ok, va bene. Sì, io senza sapere né leggere né scrivere con lo Slickshot al blocco. Ah, stai andando così? Ma io sto andando così allora. E faglielo. Mi piace. No, niente in mano. Togno pure due vite. Lo faccio prima un pesco scarto. Le rona non ci piacciono. Apriamo un pesco scarto. Terribile. Questo è forte. Tappo. Questo va qua. Pezzo che vola. E io ti giuro, giro pure. Cazzo, se giro pure, sì. Anche perché se fa quello. Ah no, però che sbatti, questo è un 4-4. Qua ho gridato, scusate. Ah, quelli? Aspetta che con quello con Slugworth blocco. Ah, cos'è? Menace e Trample. La Madonna. Ah, devo bloccare quello grosso. Prima dei danni faccio un pesco scarto. Fatto questo. Secondo me è stato più worth per me che per lui. Mi prendo tre terre in mano. Sono tutte terre forti. Tra l'altro. Cominciamo con un pesco scarto. Facciamo una di queste. Prendiamo due vite. Facciamo questa. Facciamo inti. Tappiamo. No, non faccio. Oh! No, non faccio niente, faccio i cazzi miei. Vai! Sì. Quello si gira, va bene. E quello, ok. Vabbè, noi blocchiamo qua così. Dobbiamo per forza fargli questo qua. Prendiamo pure due vite. Un bel pesco scarto. Boh, io non so lui come recuperava sta partita, quindi GG! Mamma mia, questo mazzo è troppo bello, eh. Mi piace troppo. Bella sta mano. Già Rona turno 2 è forte.
Siamo contro analisti, va bene. Faccio il Shores, Rona, Cittadella, copio mi dirò blu. Vabbè, già che non mi fa un analista turno 2, buono, eh. Vuol dire che adesso arriva Nissa. Vabbè, intanto facciamo questo. Il mio removal into counter in mano. Counter barra removal in mano, quindi secondo me non è che siamo messi male. Se adesso fa Nissa io lo dobbiamo togliere istantaneamente. Fare su Victory, vabbè. Uno ti riprendi terra. Che può sta? È il piano che lui fa. Ah no, fa spelucca. Giusto, giocata giusta questa. Sì, giocata giusta questa. Plaza go. Turno 7 into virtù. Per me va bene. Blu e nero. Qua si passa in end, se lui non fa niente io ciclo, no? Nissa animista qua sbatti. Poi prendo un counter sui denti. Non un counter, una vratta sui denti senza senso. Quindi io gliela farei fare. Fare tutte le porcherie. Non so. Sì, va bene, fa un sacco di mana. Farà una lista per forza. Lo counter una lista. Allora, ti spacco di qua. Datemi buono, buono, virtù millate, buono.
Intanto giriamo. Sempre giù, sempre forte girare. Certo. È un sacco di terra, quello lo sapevamo. Allora, io in mano c'ho tutto scontato. Ok. Vabbè, io ti attacco comunque. Facciamo Slogurk, passiamo. Qui fa il memore dell'agio gigante, va bene. È dura, eh? Manca ancora una terra nel suo mazzo. Sono 6, 6, 12 più 4, 16, 16 meno 7 fa 9. 9 per 3. No, 7, 7 per 3, 21. Quindi fa 19 danni sto turno, potenzialmente, se mi fa Virtù into Fireball. Voglio salvarmi Slogurk, in realtà. Ah no, ma lui triggera di nuovo se scarta. Vabbè, tanto scarta sicuro. È molto interessante perché con lui mi vado a riprendere in mano Ertai. In realtà alle fine. No, ok, c'è ancora uno di quelli. Va bene. Mi viene da dire che forse non ho ancora perso. Questo lo volevo vedere. Forse perdo perché manca una terra. Forse questa. Perché posso ciclarla questa? Ah, perché quello vale doppio per le terre, ok. La guarda la buono prima. Niente. Questa mi sembra una partita. Se lui adesso c'ha Fireball ha vinto. Ed è difficile che non ce l'abbia, anche perché adesso triplica mana, c'ha 16 carte nel mazzo, c'ha Memory Delage da fare. Tra l'altro pure l'ultima terra. No, le terre ce le ho ormai tutte. Guadagna vita e basta, va bene. Credo che questo mazzo possa fare qualche combo con Runestein, Rona, Slogurk e il pezzo che spara un danno. Posso fare delle combo così. Non sono sicuro, eh.
Direi che si fa sto memory della Gin End. Che palle. Ma Temur Analista è proprio un mazzo forte. Proprio un mazzo forte. Super solido, con piano B, veramente solido, che è Virtù. Non so, forse... Non devo tirare questa Ertai. Lì. Devo aspettare fino all'ultimo che tirasse Virtù. Tento togliere forse. Devo fare solo quella giocata lì. Tiramelo. Da 40. Prendo tutto sto bot in testa. Dai, vai. Dai. GG. Va bene. Si vince, si perde.